L'azienda ci ha fatto un po' il resoconto dei danni che sono avvenuti ieri sera. Noi per la verità, prima di iniziare l'attività lavorativa, abbiamo chiesto all'azienda il ripristino degli impianti. Dopodiché l'azienda si è impegnata con i propri tecnici, con i propri pompieri, con la struttura del SIL, si impegnava ad ispezionare tutti gli impianti prima ancora che iniziasse l'attività lavorativa. In questo momento l'azienda ci ha comunicato che c'è la ripresa già da ieri sera alle ore 18 della FO 1 e dell'acciaieria 1. Mentre per quanto riguarda l'acciaieria 2 e la FO 5 è prevista la ripresa dell'attività lavorativa intorno alle 20 di stasera. E invece 2, 3, 4? Il 2, 3, 4 ancora non ci hanno dato nessuna indicazione, per cui le ispezioni sono ancora in corso. Quindi comunque ci sono migliaia di lavoratori che potrebbero restare ancora fuori dallo stabilimento? Sì, ci sono ancora migliaia di lavoratori che stanno ancora fuori, però gradualmente stanno piano piano rientrando tutti. Sicuramente quello che è successo ieri mattina sarà fatto un documento in appendice, cioè nel senso che si farà ancora il resoconto dei danni che il tifone ha provocato, e dopodiché sarà fatto un testo in allegato all'AIA, perché ieri sera il direttore Buffo ha quantificato più o meno intorno ai 10 milioni di euro di danni.